Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti nel diciassettesimo episodio di Harry Potter, Camera dei Segreti per PlayStation 1. Ci eravamo interrotti nel momento in cui dobbiamo cercare Allock, dopo essere stati alla Foresta Proibita per andare a cercare Aragog. Adesso ovviamente la storia prosegue. Abbiamo seguito i ragni e tutto, adesso dobbiamo andare a cercare Allock per poi andare nella Camera dei Segreti. Molto bene, la storia si sta per concludere. Allock ancora non c'è. Il professor Allock se n'è appena andato. Ha detto che doveva tornare nel suo ufficio. Benissimo, quindi dobbiamo ritornare indietro, perfetto. E anziché andare di là, dovevamo andare di qua, ovviamente. Eccoci, ufficio di Allock da questa parte. Ora, una cosa che non sopporto sono i caricamenti ad ogni porta. Vacca, poi già il secondo, terzo, secondo o terzo. Non si può, non si può. Mezz'ora di caricamento ogni volta non sono accettabili. Eccoci qua. Ora, se non ricordo male, la porta era chiusa. Strano. Perché la porta è chiusa a chiave? Devo trovare un'altra strada. Si starà spippettando come al solito, guardando le immagini, il movimento della Gazzetta del Profeta, la sezione 8. Ah, mamma mia, questa me la ricordo. I turbini che se provi ad andarci sopra ti rispediscono all'inizio della stanza. Qua una bella cosa che uno dovrebbe fare è passarsi il tempo a raccoglierle tutte, però io non è che ho tutto questo sbattimento. Ah, e giustamente alla fine ti fa del male, però vabbè, grazie, perché ovviamente ho preso le gelatine. Aia, no no no, subito. Io direi che le altre, mi dispiace per voi, ma non si può, non si può. Che tra l'altro negli episodi scorsi avevo detto una cosa a cui ho ripensato ora. E avevo detto che prima di andare nella camera dei segreti era necessario andare alla sala comune per recuperare le figurine mancanti da Fred e George, pagando le 50 gelatine. Ora però mi sono ricordato che una volta... Ragazzo, aspetta, stavo parlando! Subito! E vabbè, ma se tu non mi leggi il demo, mi ammazzo! Oh, ma hai rotto il cazzo! Oh, è mezz'ora. Mi sono ricordato, stavo dicendo prima che qualcuno mi interrompesse, che alla fine del livello della Camera dei Segreti noi non potremo più uscire dalla sala comune, saremo sempre lì. Quindi, anziché fare una cosa ora che possiamo fare anche dopo, la facciamo dopo alla fine del gioco. Perché tanto le figurine stanno lì, non scappano. Io non ho capito però se il flippendo 2 alle armature fa del male doppio se caricato al massimo. Perché altrimenti non ha senso. Perché anche col flippendo normale, se lo caricavo così, non succedeva nulla di strano. Qua dov'è che stiamo andando? Apri porta, però aspetta, non vorrei tralasciare nulla. Qua io avevo visto delle gelatine, perché devo lasciarle qua? Ok, qua cosa c'è? Apri porta e apri porta. Non ci dà indicazioni, io non mi ricordo. C'era la stanza del gatto da qualche parte, però adesso non ricordo. Qua ci sono due... Oh! Perché l'hai chiusa? Io come... Come faccio ad uscire ora? Sei pazzo? Castello inferiore... Ripostiglio difesa contro le arti oscure. No, ma tu stai scherzando, mi stai rifacendo. Ovviamente, ovviamente, per delle spire del cazzo, uno ora deve rifarsi tutto. Madonna santa. Oh, da qua adesso. Ma Dio! Ma allora dillo che fai schifo! Capirai, da capo di nuovo. Boh, dopo mezz'ora buttata per colpa di quelle spire,
Siamo ritornati finalmente qua. Proviamo ad andare qua. È qua che dobbiamo andare. Sì. Sì, decisamente qua. Ed eccola qua la stanza misteriosa. Ok. Ancora lì è chiusa, non ci possiamo andare. Vietato entrare, creature pericolose all'interno. Ovviamente uno che passa di qua per la prima volta sente questa porta chiusa, i rumori, i boati, i versi di questa bestia. Uno si prende un attimo male, pensa che il gioco fino adesso di creature pericolose che cosa ci ha fatto vedere? I ragni, poi vabbè, altre che conosciamo, troll. Quindi non è che uno si aspetta una creatura nuova pericolosa. Dice, probabilmente saranno i ragni, quelle cose lì. Bello. Ok. Quindi stavo dicendo, non è che il gioco ogni missione ti fa scoprire una creatura o un nemico in più. Sono sempre quelli che si ripetono andando avanti. Quindi voglio dire, uno non è che si aspetta chissà che cosa, si aspettava chissà che cosa. Solo che la presa per il culo arriva quando uno, una volta che ha sbloccato la porta, giustamente facciamoci ancora male, aprendo la porta si ritrova in questa stanza alta, vuota ovviamente, come tutte le stanze di Hogwarts di questo gioco, piena di gelatine, con il gattino. Con un gattino che l'abbiamo visto anche la prima volta in Harry Potter e la pietra filosofale. Però lì aveva uno scopo ben preciso, ovvero dovevamo riportarlo dal suo proprietario. Questo invece non ha nessun scopo, anche se noi provassimo a colpirlo, anche col flipendo 2, non succede nulla. E quello che diceva Ceneremisti, che ho ripetuto anche nell'episodio scorso, era che la stanza ricorda quella parte iniziale del Flipendo Duo, del Verdimilius Duo di Gilderoy Hallock, che sì, in qualche modo la ricorda, perché ci sono i pilari, però mancano le armature. È una cosa bizzarra che posso aggiungere, ma che comunque hanno detto anche altri, è che là sopra, vedete anche voi, c'è un ingresso. Lì c'è un ingresso. E dall'altra parte nulla. Mi ricordo che ci si intravedeva una porta. È solo quella la porta. Io non vorrei che gli sviluppatori avessero in mente qualcosa per questa stanza, dargli uno scopo. Bastava semplicemente un Verdimilius da qualche parte, una scala che ti portasse su e andare, non so, da un'altra parte. Però vabbè, e non mi sembra più il caso di dilungarsi più di tanto su questa cosa. Quindi io direi che le curiosità finiscono qua. Adesso non mi ricordo bene noi cosa dobbiamo fare. Dobbiamo ritornare indietro, tutto indietro, il cazzo. Di là ormai non c'è più niente. Ok, allora, prima siamo andati là, proviamo ad andare dritto stavolta. Ed ecco qua Gilderoy. Io qua mi ricordo che una volta ero riuscito in qualche modo a salire su quella schifo di scrivania senza che lui se ne accorgesse, facendo un mini salto segreto. No, Gilderoy. Aspetta, proviamo ad andare furtivamente. Da così senza che lo se ne accorga. Porca miseria, se ne accorga. Sono piuttosto indapparato al momento. Professore, ho delle informazioni per lei. Credo che la ragazza uccisa da un mostro 50 anni fa sia Mirtilla Malcontenta. Lei potrebbe sapere dove si trova l'ingresso della Camera dei Segreti. Ah, bene. Se ne sei sicuro. Cosa vuol dire questa cosa? Se ne sei sicuro? Io le ho fatto una domanda. Credo che lei sappia dove si trova l'ingresso. Ah sì, se ne sei sicuro. Piglia per il culo. Oh, sei tu. Che cosa vuoi?
chiederti come sei morto. Dialoghi ad un altissimo livello, mi raccomando. Oh, è stato orribile. È successo proprio qui dentro. Sono morta in questo bagno. Me lo ricordo così bene. Mi ero nascosta perché Olive Hornby mi stava prendendo in giro per via degli occhiali. Mi rintanai in un cubicolo e iniziai a piangere. Poi sentii entrare un ragazzo. Disse qualcosa di strano in un'altra lingua. Allahu Akbar! Così aprì la porta per dirgli di andare nel bagno dei maschi e subito dopo sono morta! Ma in che modo? Non ne ho la più pallida idea. Ricordo solo di aver visto due occhi immensi. È stato come se tutto il mio corpo si fermasse e poi svanisse galleggiando. Mamma mia, che brutto. In che punto esattamente oh, hai visto? Basta queste domande, basta. Vicino ai lavandini. Belli questi lavandini. Poi perché Alloc corre con le mani così? Guarda, i rubinetti si stanno trasformando in serpenti. Bello. Prova a dire qualcosa in serpentese. Ci provo. Apri. Vacca, c'è pelle d'oca, vieni, guardate. Vieni da me. Vado avanti. Bravo Harry, vai avanti. Beh, tu. Mi sembra proprio che non ci sia bisogno di me. Io me ne vado. Noi ti seguiremo, Harry. Vero, professore? Oh, qui stranamente Alloc è acconsenziente a tutto. Nel film, comunque anche nel libro, lui non ci vuole andare. Sono Harry e Ron che lo costringono e altrimenti prende botte. Invece qua, oh cielo. Così ci buttano davanti una missione così e noi la dobbiamo fare senza permetterci di stoppare la registrazione. Allora sai che vi dico, io la faccio. Ecco, parlando di queste missioni nuove, perché nel primo capitolo una missione così non c'era, perché sono belle queste missioni, la prima della polvere volante e questa dell'ingresso della camera, sono belle, eccolo. Anche perché si vede Harry e Ron e il prof Alloc che dopo un po' spariscono, guardate. Spariscono dalla visuale, adesso perché non li ho più inquadrati. Però mi ricordo che una volta li ho inquadrati e magicamente puff spariscono. Si sono smaterializzati del tutto. Vabbè, comunque stavo dicendo, potevano aggiungere quella della missione della macchina volante una seconda volta, quando Harry scappa dalla foresta proibita per ritornare a Hogwarts. Lì ci stava, perché nel primo c'è la macchina che segue il binario e dietro c'è il treno. Lì poteva fare una cosa che Harry segue un sentiero della foresta proibita, la schiena, e dietro c'ha i ragni e Aragog ad esempio, che magari non muore del tutto durante il primo incontro. E potevano fare una cosa. Poi stranamente mi dispiace anche che durano poco. Vedete, non è durata neanche un minuto la missione. Zero le gelatine per il percorso. Sono dettagli che di cui non bastava nulla, secondo me, farci attenzione, riempirli un attimo, queste cose qua. Ci sono molte cose rimaste in sospeso. La missione, quella del gattino, cioè la stanza del gattino, la stanza del flipendo duo, queste qua, la missione della macchina volante. Poco. Ah, benvenuto Harry. Finalmente sei arrivato. Attento Harry, credo che abbia perso la ragione. Perso la ragione? Io? No. Non il grande Gilderoy. Gilderoy. È solo giunto il momento di porre fine a questa piccola avventura. Guarda. Però stranamente adesso l'ha detto giusto. Tornerò nella scuola. Dirò che sono arrivato troppo tardi per salvare la ragazza e che voi due avete tragicamente perso il senno alla vista del suo corpo straziato. Oh no, so cosa ha in mente di fare. Vuole cercare di colpirci con uno dei suoi incantesimi di memoria. Sì, proprio il celebre incantesimo di memoria di Alloc. Mi spiace ragazzi, ma non c'è altra soluzione. Cioè che lui alla fine nel gioco sembra buono. Non è cattivissimo. Stai attento all'incantesimo di... Poi è bello perché lui, vedete, cioè a me sta cosa mi ha fatto sempre impazzire da piccolo, perché lui ha un modo di tirare gli incantesimi originale. Anche sta cosa qua che muove la bacchetta, neanche Malfoy ce l'aveva.
E questa cosa me l'ha fatta sempre sembrare come se fosse uno cattivo da battere, cioè uno abbastanza difficile da battere. Così è stato, cioè quando ero piccolo io ci ho messi 2 o 3 volte per combatterlo, perché mi facevo distrarre dal modo in cui sparava gli incantesimi. Però vabbè, ogni tanto si impalla, poverino anche lui. Bello, bello, mi piace veramente tanto che abbiano fatto questa cosa qua, almeno con il duello con il professore, che almeno nella camera dei segreti per il PC, no, per la PS1 c'è. Ad esempio per PS2 non c'è, loro arrivano direttamente lì, c'è la cutscene che ti fa capire che lui è scemo e poi Harry prosegue per la camera dei segreti, oppure in camera dei segreti per PS2 a Locke manco c'è. Dub, cos'è la dub dance quella? Avete capito? Sono dettagli che rovinano a prima luogo il gameplay, perché è una missione che uno si aspetta di vedere se conosce già la storia. Ma dall'altro poi vai a snaturare, vai a sradicare quella che è la storia originale. Perché se la storia prevede Allock dentro la camera dei segreti, tu da sviluppatore la devi fare. Invece no, nella camera dei segreti per PS2 Allock mi ricordo che non c'è. Oppure c'è ma poi se ne va. Adesso non ce l'ho ben in mente, perché anche quello non lo gioco da tantissimo tempo. Però visto che gli manca poca vita, io direi di concludere il duello con un incantesimo speciale, che preferivo quell'altro. Ah dai, ce n'è un altro. Dai Allock, regalami questo brivido. Dammi un incantesimo. Oh, bastardo. Va a finire. Guardate che se va a finire. No! Stronzo, dai, riproviamo. Manda. Bravo. Impallati pure. Eccoci. Finito il duello con l'incantesimo che volevo, quello dei 3 fuochi. Eccoci qua. Corri, Forest. Ron, tutto bene? È morto. Ron! Sì, sono qui. Io sto bene. Ma Allock un po' meno. Male. È stato colpito dal suo stesso incantesimo di memoria. Cosa facciamo adesso? Beh, è impossibile passare di qui. Ci vorrebbero secoli. C'è una sola cosa. Ma non so se... Tu aspetti qui mentre io proseguirò da solo. Ginny è qui sotto da ore, e se perdiamo altro tempo potrebbe diventare troppo... Bravo! D'accordo, Harry. Io inizierò a spostare queste rocce, così al tuo ritorno potrai passare. Mi è piaciuta anche questa cosa qua, che c'è Ron comunque lì, però non lo puoi raggiungere. Ti aspetto. Non fa niente, nonostante lui abbia detto che sposti i massi. Neanche il suono, il sonoro che si sentono le rocce che si spostano. Niente, zero, zitto. Lui lì che si fuma non so che cosa, mentre aspettiamo. E da qui, ragazzi, parte la missione bellissima del capitolo, la camera dei segreti. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, un commento, iscrivetevi, commentate. Io vi aspetto domani alla solita ora per continuare questo gioco, si spera. E io, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale, a seguirmi anche sui social. Mettete mi piace alla pagina Facebook, al gruppo Telegram, a un sacco di roba, al gruppo Instagram. Siete un sacco di roba, iscrivetevi, mi raccomando. Ciao a tutti.